Il GOS, il gruppo operativo subacquei del Consubin, ha la sua prima donna ufficiale. Si chiama Maria Vittoria Agostini, ha 26 anni e questa mattina ha indossato per la prima volta il prestigiosissimo basco blu della Marina Militare. Indossare il basco blu da palombaro è la coronazione di un sogno che è durato circa 11 mesi, che è la durata indicativa del corso ordinario Palombari. Quali sono i legami che ha sviluppato con i suoi colleghi di corso? Lei è stata l'unica donna di questo corso, non ci sono state nessune difficoltà, anzi un elemento ancora di maggiore orgoglio. No, le difficoltà ci sono state così come ci sono state per tutti, però grazie ai miei colleghi e ai miei fra siamo riusciti a superare tutti insieme questo duro e impegnativo corso. Un numero di 7 brevetti per non abbassare uno standard di preparazione che rimane elevatissimo. La signora Agostini ha superato le stesse prove, le stesse selezioni che hanno fatto i suoi colleghi uomini, a dimostrazione che il corso è uguale per tutti e tutti quanti hanno la necessità di avere uno standard elevatissimo. Purtroppo l'ambiente subacqueo non è un ambiente ospitale, è un ambiente ostile e noi sott'acqua lavoriamo e quindi non ci possiamo permettere di abbassare assolutissimamente nessuno standard. Devono tutti quanti essere tranquilli sott'acqua per poter assolvere le missioni che poi man mano gli verranno affidate. Insieme a lei si sono brevettati altri 6 giovani militari che hanno terminato con successo un percorso formativo molto selettivo e impegnativo. Sono oggi Palombari della Marina, un reparto d'élite ammirato e rispettato in tutto il mondo. A presenziare la cerimonia anche il sottocapo di Stato Maggiore della Marina, che ha sottolineato come la dimensione dell'underwater stia diventando sempre più strategica per la Marina Militare. Questa è una cerimonia importante perché noi abbiamo 7 nuovi palombari che saranno una risorsa pregiata per il Paese. Questo dice che la dimensione subacquea è una dimensione che è importantissima, non solo per gli scopi militari, ma soprattutto per gli scopi civili del Paese. Come voi sapete, sotto la superficie del mare corre il 99% dei cavi che trasportano tutte le informazioni internet. Corrono tutti quei gasdotti che ci portano l'energia. Ci sono risorse minerarie pregiate, ci sono risorse ittiche. Quindi salvaguardare, conoscere e esplorare questa dimensione è fondamentale per il Paese. L'Italia ha una eccellenza che non è solo universitaria, ma è anche tecnologica. E noi col Polo Nazionale della Subacquea, che è stato inaugurato qui alla Spezia, cerchiamo di mettere insieme tutte queste capacità per ottenere il massimo e dare dei prodotti al Paese che ci meritiamo.